Wow! Le ricette di zio Roberto. Buon appetito, buongiorno e buon sabato a tutti. Oggi andremo a fare una cosa un po' sfiziosetta. Ci vuole un po' di tempo perché faremo delle linguine di Gragnano con pomodori, pomodorini di Pachino, ciliegino, caramellati, detti anche confit, e gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono pomodorini, la pasta, le linguine di Gragnano, olio d'oliva extravergine di oliva di frantoio, dopodiché sale, pepe nero e origano, un po' di zucchero per togliere l'acidità al pomodorino e anche per caramellarli in forno, e basilico. Bene, abbiamo qui i nostri pomodorini, i ciliegini di Pachino, e li andiamo, come ben sapete, io qualsiasi cosa, verdure, ortaggi che vengono dalla campagna, prima di cucinarli li vado a lavare con acqua e bicarbonato, per cui in una vaschetta vado a mettere dell'acqua, metterò anche un bel cucchiaio di bicarbonato, questo qui. A questo punto bisogna toglierli dal nostro rametto. Andiamo a dividere in due i nostri pomodorini. Me li vado a sistemare nella leccarda. Cercherò di sistemarle più vicino possibile in modo che quando andrò a mettere lo zucchero, naturalmente non lo metterò per singolo pomodorino, ma bensì lo vado a spolverare di sopra. Bene, andiamo a mettere un pizzico di sale sopra i nostri pomodorini, così, in questo modo. Vado a sistemare anche l'origano dopo il sale. Naturalmente uso questo contenitore perché mi fa uscire l'origano proprio a foglioline piccolissime e non mi ritrovo i bastoncini dell'origano che a volte danno fastidio in bocca. Ecco qua, adesso vado a mettere lo zucchero sui pomodorini in modo che possano caramellarsi. Adesso vado a mettere il basilico, però non metterò il basilico tagliato col coltello, perché sapete benissimo che il basilico va spezzettato con le mani, per cui dovrò un po' di pazienza, prendere un pezzettino e metterlo su ogni pomodorino. Adesso vado a mettere un po' di pepe, sempre con lo stesso sistema. Vado a mettere un goccino di olio, così. Insomma, una cosa sfiziosa. Il tempo bisogna dedicarglielo. Abbiamo acceso il forno a 150 gradi e faremo stare i nostri pomodorini per un'oretta, un'oretta e mezza.
Adesso che i nostri pomodori si sono caramellati, li andiamo a prendere e li mettiamo in questa ciotola in attesa di fare la pasta. Già io mi sto leccando i baffi. Era un sughetto speciale. La pasta l'abbiamo da poco calata e qui abbiamo i pomodorini caramellati. Vado a preparare un paio di stucchi di aglio. Me lo vado a tagliare molto sottile. Vado a mettere un po' di olio in padella. Faccio riscaldare l'olio. Vado a mettere l'aglio nella padella e naturalmente finirò la cottura delle linguine direttamente in padella. Abbiamo dorato il nostro aglio, adesso vado a mettere i peperoncini a fuoco lento. Siccome questa ciotola è abbastanza intrisa di olio e tutti i sapori dei pomodorini usciti dal forno, vado a mettere un profumo, vado a mettere qualche altra foglia di basilico in questo momento. Bene, a questo punto vado a mettere la pasta e la finisco di cuocere in, mi raccomando, non buttate l'acqua nella pentola della pasta e me la vado a sistemare in padella. Non la scolo perché la metto più umida possibile e vado a saltarla in padella. Ragazzi, non si può dire la dolcezza. Ho assaggiato queste linguine, sono la fine del mondo. La vado a mantecare un po' con un po' di parmigiano e a questo punto spengo e vado ad impiattare. Amici, buon sabato a tutti. Bella operetta che ho combinato oggi. Sono abbastanza soddisfatto. Adesso vado a fare un assaggio di queste linguine con i pomodorini di Pachino caramellati, che sono una cosa sfiziosa. Perché ho assaggiato il sughetto, la fine del mondo. Vado ad assaggiare. Che sapori! Una cosa veramente deliziosa. Fuori dal comune, un sapore bellissimo. Veramente eccezionale.
Vedete i pomodorini? Bene, che vi devo dire? Ringrazio chi lascia i commenti e ci tengo a sottolineare quelli che mettono i commenti e sono, come vi ho già fatto le altre settimane, ne nomino alcuni. Oggi è la volta di Francesco HTT, Angela Macrillo, Patrizia Puddu e Dan Johnson e Carla dal Michigan, che è un territorio statunitense. Ci seguono dappertutto, anche dal Brasile, da tutte le parti. Bene, sono contento, vi invito a farli. Un buon appetito a tutti. Seguitemi sempre, mettete like, mettete mi piace, i commenti e, come dice lo zio Roberto, buon appetito a tutti quanti. Vi voglio bene tutti quanti. Tutti. Ciao.